signore e signori. I rapporti russo-italiani si appoggiano alle tradizioni ricche e di lunga data di amicizia e di rispetto reciproco. L'Italia è uno dei più importanti partner della Russia negli affari europei, anche nella soluzione di problemi internazionali di attualità. E colloqui trattative con il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi si sono svolti in un'atmosfera di amicizia e costruttiva. Il nostro incontro è stato molto utile e tempestivo, tenendo conto della situazione internazionale in Europa e nel mondo. Abbiamo discusso lo stato delle relazioni tra la Russia e l'Unione Europea. Noi siamo per lo sviluppo prioritario di questi rapporti, il che corrisponde oggettivamente agli interessi della Russia e dell'UE. Certamente abbiamo fatto lo scambio di vedute sull'Ucraina, sulla crisi ucraina, il primo ministro italiano ha espresso la propria posizione, abbiamo discusso che cosa si può fare per regolare la situazione. La situazione lì rimane complicata, ma almeno non ci sono più combattimenti, non si uccidono le persone e non si distruggono le stati. Bisogna rispettare ciò che è stato raggiunto il 12 febbraio a Minsk. Questo apre la possibilità per il regolamento onnicomprensivo, pacifico e per avviare il dialogo diretto di Kiev con Donetsk e Lugansk. Attualmente sta crescendo il ruolo di tutti i membri responsabili della comunità internazionale, in particolare chi ha una influenza sulle autorità ucraine. Per questo noi contiamo sui nostri partner italiani, sia sul piano nazionale che quale uno dei paesi chiave dell'Unione Europea. Noi abbiamo discusso dettagliatamente la minaccia terroristica nel Medio Oriente e nell'Africa settentrionale, in particolare si è peggiorato la situazione molto vicino con l'Italia in Libia. La Russia, per la soluzione pacifica della crisi libica, appoggia gli sforzi dell'ONU in questa direzione. Abbiamo discusso, come ho già detto, i legami bilaterali, abbiamo discusso tutta una serie di mere per attivizzare la cooperazione, per non soltanto conservare ma anche accrescere per molti decenni il potenziale positivo in questo senso. La Russia è per la continuazione dei lavori, dei meccanismi dell'interazione statale. Naturalmente abbiamo avuto lo scambio di opinioni sui problemi attuali della cooperazione economico-commerciale. A proposito, appena a Milano, recentemente del 2 marzo, si è tenuto la tavola rotonda dei dirigenti di grandi compagnie russe e italiane. Ulyukaev, il nostro ministro economico, ha capeggiato la direzione nostra. Malgrado per ragioni ben note l'interscambio si è ridotto, ma l'Italia, come prima, occupa uno dei posti più importanti nell'interscambio. Gli investimenti russi in Italia sono, interventi italiani sono di 1,1 miliardi di dollari e russo di 2,3 miliardi. Il fondo è stato formato, il fondo comune di investimenti, che è capace di 1 miliardo di dollari. La compagnia Enel ha investito sensibilmente negli impianti elettroenergetici e luci, e Rosneft e Lukoil possiedono gli asset nelle raffinerie italiane. È importante che noi arricchiamo lo schema tradizionale di venditore acquirente. L'Italia, il nostro partner nel settore di alte tecnologie come la costruzione degli aerei, lo spazio e ricerche nucleari. Ecco, compagnie Sukhoi e Alenia Aermacchi promuovono sul rincato internazionale l'aereo Superjet 100. Oggi il portafoglio è di 150. Un altro progetto molto promettente, la produzione degli elicotteri Augusta Westland. La parte russa
sta formando proprio un ordine molto importante per questa produzione. Noi prestiamo una grande attenzione al reattore termonucleare congiunto e per lo sviluppo delle attrezzature missilistiche civili e dei sistemi satellitari, e io spero che questo tutto sarà sviluppato nel corso della Expo 2015. Alla base dei nostri rapporti e la vicinanza nella cultura, l'Italia è stata visitata circa 900.000 cittadini sovietici. A proposito, i nostri turisti russi in Italia lasciano circa 1 miliardo di dollari. In ambedue i paesi si sono svolti gli anni incrociati di turismo, la tournée del teatro di prosa accademico dell'orchestra russo nazionale e molte altre iniziative. Noi insieme al primo ministro abbiamo constatato che i nostri paesi hanno delle opportunità importanti per allargare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Vorrei ancora una volta ringraziare i colleghi italiani per lo scambio di opinioni fruttuoso e pieno ricco di Ringrazio il presidente Putin per questo invito, per questa occasione di incontro. È il terzo nostro incontro dopo Milano, ottobre, e Brisbane durante il G20 a novembre, e per la prima volta a Mosca, al Cremlino. Un'occasione che ci ha permesso di toccare tutti i principali dossier internazionali e bilaterali, dossier fondamentali per la stabilità e la sicurezza globale, a partire per noi dalla questione della Libia, alla minaccia terroristica e estremista in Libia, e ho condiviso con il presidente Putin la preoccupazione dei nostri paesi. Occorre una risposta internazionale incisiva e il ruolo della Federazione Russa, per la sua storia e naturalmente per il suo ruolo anche all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, può essere decisivo. La storia dimostra che senza la Russia è molto più complicato trovare un punto di equilibrio anche per le alleanze su quell'area, nell'area del Nord Africa, a partire dal recente viaggio del presidente Putin in Egitto. Noi crediamo che ci siano le condizioni per arrivare a un processo di stabilità con il sostegno di tutti i partner regionali. Ho dato al presidente Putin conferma della disponibilità italiana a lavorare con grande incisività all'interno degli sforzi della comunità internazionale. Abbiamo discusso di Siria, di Iraq, anche degli sviluppi in Iran, e dunque è stata una discussione molto profonda e proficua. Noi abbiamo una grande priorità, che è la battaglia di chi vuole distruggere i valori su cui sono fondate le nostre comunità, che sono diverse naturalmente, che hanno storie diverse, ma che sono unite dalla lotta contro il terrorismo. Oggi la minaccia dello Stato Islamico e del terrorismo e del fanatismo religioso è una minaccia particolarmente preoccupante, e credo che sia fondamentale che in questa partita la Russia giochi un ruolo decisivo. Abbiamo discusso naturalmente della crisi in Ucraina. Tutti voi conoscete le discussioni, le opinioni diverse, anche i momenti di tensione e di difficoltà che si sono registrati tra l'Europa e la Russia in questo singolo tema. Penso che sia molto importante sottolineare il passo in avanti decisivo, voglio sperare, del 12 febbraio. A Minsk il protocollo d'intesa siglato dal presidente Putin, dal presidente Poroshenko, dal presidente Hollande e dalla cancelliera Merkel è davvero un buon lavoro, perché consente di indicare la strategia non soltanto per il cessate il fuoco, il cui monitoraggio è fondamentale e che continueremo a fare tutti insieme, ma soprattutto perché indica una soluzione. A questo proposito io credo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sarà fondamentale continuare a lavorare insieme
L'Italia partecipa al monitoraggio dell'OSCE con le sue unità, ma soprattutto l'Italia è disponibile a offrire tutto il proprio impegno, il proprio supporto dentro l'Unione Europea, anche indicando alcuni modelli. Non sfugge a nessuno che una parte della soluzione del problema sarà il percorso di riforme per l'autonomia e il decentramento in Ucraina. Noi abbiamo un'esperienza nel Trentino Alto Adige che è un'esperienza molto interessante di autonomia e decentramento. Vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, via via che il percorso di riforme costituzionali in Ucraina procederà, se e come potrà essere utile un nostro contributo in questa direzione. Abbiamo infine affrontato le questioni di natura bilaterale, le questioni legate alla crescita, le prospettive che stanno dentro lo scenario anche della comune appartenenza al G20. A Brisbane è stato un passaggio importante per l'Europa, perché l'attenzione che la comunità internazionale ha dato alla crescita e non soltanto all'austerity è stato un elemento di cambio del gioco decisivo nella discussione all'interno dell'Unione Europea. E allo stesso modo io credo che sia fondamentale continuare a lavorare insieme, perché la crescita e la diffusione del benessere, la lotta contro la povertà costituiscano degli elementi chiave nella nostra azione quotidiana. A questo proposito abbiamo affrontato le questioni che il Presidente Putin ha già ricordato, compresi alcuni degli accordi che dentro il quadro di restrizioni vigenti abbiamo siglato nei mesi scorsi. Uno su tutti, il riferimento che il Presidente Putin ha fatto a Augusta Westland e alla collaborazione con Rosneft, ma in generale con alcune realtà russe che sono particolarmente significative. E nell'arco degli ultimi giorni mi veniva raccontato come il Vice Primo Ministro ha inaugurato una fabbrica di Pirelli qua in Russia e altri importanti investimenti sono stati fatti. Dunque c'è lo spazio di questa collaborazione, di questa condivisione, pur in un contesto di difficoltà che tutti noi conosciamo, legato al quadro delle sanzioni europee e delle controsanzioni russe, che costituiscono naturalmente in entrambe le direzioni un problema. Ho infine ringraziato il Presidente Putin per la partecipazione della Federazione Russa all'Expo. L'Expo è stato sostenuto fin dal primo giorno dalla Federazione Russa, l'Expo di Milano. Adesso ci siamo, il primo maggio è tra l'altro un tema che è molto importante, perché nutrire il pianeta e le questioni dell'agroalimentare possono essere uno strumento anche di cooperazione tra Italia e Russia, molto 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 significativo. Italia e Russia hanno tutte le condizioni per poter lavorare insieme, ma è un grande tema quello dell'Expo, perché è il tema in cui ci siamo reciprocamente sostenuti lungo questi anni, e io sono lieto che il Presidente Putin abbia accettato l'invito della giornata del suo paese, che dovrebbe essere il 10 giugno. Abbiamo citato nel corso di questi giorni un grande scrittore russo, Dostoevskij, che ha scritto le pagine sulla bellezza che salverà il mondo in una importante città italiana, nella città di Firenze, e quindi gioco un po' in casa. Mi piace pensare che la bellezza che salverà il mondo è la bellezza di chi ogni giorno prova a fare del proprio meglio per cercare di restituire speranza e di restituire una occasione di pace al nostro continente e al nostro pianeta. Per me è fondamentale che questo sia particolarmente vero nel Mediterraneo, che è il cuore dell'Europa, ed è naturalmente fondamentale che questo accada in tutte le zone dove si registra un conflitto. Penso, spero e credo, caro Presidente, che dopo gli accordi di Minsk tutto sia più semplice. Noi lavoreremo perché nella direzione che avete indicato a Minsk l'Europa intera e l'Italia insieme a lei possano costituire un punto di riferimento per uscire dalla situazione di crisi. Grazie ancora per l'invito che ci ha fatto e per l'accoglienza. Grazie mille.